A1. In A1, nel nostro sillabo, c'è una voce che dice usi e funzioni dell'imperfetto indicativo, due punti, per descrivere il passato. Stop. Formula vaghissima che va spiegata. In realtà, in italiano, quasi sempre, l'imperfetto viene utilizzato nei testi narrativi in alternanza col passato prossimo, col passato remoto. Struttura molto complessa della lingua italiana, specialmente per quegli apprendenti che non hanno alle spalle un'analoga alternanza nelle loro lingue materne. Questo è uno dei nodi più difficili da insegnare a uno straniero. Addirittura, se voi ci fate attenzione, anche stranieri di altissima competenza in italiano, che parlano fluentemente in italiano, fateci attenzione, vedrete che sbagliano la selezione dell'imperfetto passato prossimo, passato remoto. Perché questa alternanza che è aspettuale dell'italiano, per cui gli eventi di sfondo vengono resi all'imperfetto e gli eventi di primo piano vengono resi al passato prossimo. Non so, c'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Rosso che viveva in un bosco insieme alla sua mamma, tutti i giorni andava, faceva, eccetera. Un giorno la mamma la chiamò e non si scappa. Non c'è verso di raccontare questa storia senza usare questa alternanza di tempi. È difficile, difficilissima da insegnare a uno straniero a livello A. Allora, nel livello A c'è questo imperfetto che poi è spiegato nel sillabo, che serve per gli scambi dialogici. Cosa facevi in Cina? In Cina studiavo. E la cosa finisce là. Non c'è bisogno di fare tutto una storia, di imbastire una storia. Ma già in A2 il sillabo prevede, eccolo qua, lo leggo, uso del passato prossimo e dell'imperfetto nei racconti di fatti avvenuti nel passato. L'imperfetto per descrivere situazioni e personaggi, il passato prossimo per gli eventi. E quindi si dice all'insegnante, se vuoi, puoi anche, accennare alla categoria dell'aspetto, che almeno per questo caso particolare anche l'italiano ha. B1. Ripasso e approfondimento sugli usi dell'imperfetto indicativo. E qui c'è come una sistematizzazione. A. Nelle descrizioni relative al passato. B. Per indicare un'azione abituale nel passato. C. Nei racconti dei sogni. E c'è un esempio. Ero in una stanza buia a un certo punto vedevo un uomo che diceva. D. Nelle cronache giornalistiche, l'attaccante scartava l'avversario e tirava in porta un pallone imprendibile. E nel parlato, per rendere cortese una richiesta, tra parentesi, imperfetto di cortesia. Desiderava, signora, l'esempio, volevo delle calze nere. F. Nel parlato, per esprimere una condizione che non si è realizzata nel passato. Esempio, se potevo, venivo anch'io. Allora, vi ricordate quello che ho detto prima? Le forme, le strutture più formali o più informali nei livelli alti. Abbiamo discusso a lungo. Se nel sillabo dovesse essere messo questo imperfetto di cortesia, che ancora qualcuno si ostina a considerare errore. Abbiamo discusso a lungo e poi ci siamo piegati all'imperio della lingua. La lingua decide ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e i parlanti che parlano quella lingua decidono ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. I nostri studenti Erasmus vanno nei negozi, vanno al bar, sentono questo imperfetto continuamente. Noi possiamo anche insegnargli vorrei, e glielo insegniamo perché vorrei è previsto nel livello A1. Però dobbiamo dare loro anche gli strumenti di capire la lingua vera che sentono intorno a sé. E quindi abbiamo messo l'imperfetto, però
aggiungendo nel parlato. Nel parlato. Quindi diciamo che nel sillabo tutti i livelli linguistici sono presi in considerazione, quelli formali e quelli informali. E sono stati, diciamo, sgranati nei diversi livelli sulla base delle considerazioni che vi ho detto prima. Potrebbe meravigliare l'analiticità degli indici. Cioè potreste dire, ma che pignoli che siete stati, avete indicato tutti questi usi. Dunque, noi pensiamo che sia dovere dell'estensore di un sillabo farlo. Questo non significa che allo studente io vado a dire un giorno, benissimo ragazzi, adesso vi spiego a livello B1 quanti usi, quante possibilità ha l'imperfetto dell'italiano. Non, questo è una scelta metodologica che va lasciata integralmente al docente, insomma. Vuol dire solo, l'aver messo questo indice in questo, vuol dire solo che nel livello B1 bisognerebbe che questi nostri studenti, questi nostri apprendenti, che sono particolari naturalmente, si familiarizzino anche con queste forme che sentono continuamente intorno a sé. Gli esempi che abbiamo messo accanto a moltissimi indici, quasi tutti, sono esempi che servono prima di tutto a chiarire anche all'insegnante qual è il fenomeno di cui stiamo parlando, perché voi capite che abbiamo dovuto usare una terminologia grammaticale. Quando io qui dico nel punto è nel parlato, per rendere cortese una richiesta, e metto tra parentesi imperfetto di cortesia, avrei potuto dire semplicemente imperfetto di cortesia, punto e a capo, perché nella letteratura grammaticale questo imperfetto così si chiama. Però non eravamo sicuri che i docenti, quelli che poi avrebbero usato questo strumento, avrebbero capito esattamente di che cosa volevamo parlare. Quindi non solo abbiamo cercato di usare una terminologia il più possibile chiara, tradizionale fin quando era possibile, quando bisognava aggiungere, mettere delle terminologie nuove, spiegandole. Ma abbiamo pensato che anche l'esempio fosse un elemento di chiarificazione. Naturalmente l'esempio serve semplicemente proprio per aiutare a focalizzare bene il fenomeno del quale si intende parlare. Oh, e un'altra cosa che vorrei dire, che l'analiticità delle voci, diciamo così, è la logica conseguenza del fatto che noi pensiamo che quello che ho detto prima, che prima vanno presentate le forme più facili, più le forme centrali del sistema, quelle a più alta diffusione e frequenza, quelle più produttive, quelle meno marcate. Vabbè, e allora che cosa vuol dire in pratica quando poi andiamo ad analizzare la lingua? Significa che devo prendermi la briga, devo fare la fatica di indicare quali sono queste forme a più alta diffusione e frequenza, perché altrimenti è una dichiarazione di principio che lascia il tempo che trova. L'analiticità degli indici, ecco, serve appunto a ricordare all'insegnante il dovere della ciclicità, cioè del ritornare su elementi già presentati per ampliare, per innestare su questi elementi già presentati delle nuove articolazioni, dei nuovi risvolti della regola. Ecco, in A1 l'imperfetto dei dialoghi brevi, in A2 l'imperfetto che si alterna con il passato prossimo nelle narrazioni, in B1 tutti questi altri usi modali dell'imperfetto. Nei materiali che vi ho preparato, dopo la pausa, se volete, potete mettervi a lavorare insomma insieme, nei materiali che vi ho, io ho riportato gli indici relativi a tutta la sequenza acquisizionale che vi ho sul verbo, no? Vi ho detto presente, questa terza persona del presente, poi
passato prossimo, poi passato prossimo che in realtà è un participio passato senza ausiliare, perché figuriamoci, la selezione dell'ausiliare è una delle cose più difficili per l'apprendente. Ecco. Quindi passato prossimo, imperfetto, futuro, condizionale e congiuntivo. Ecco, vi ho estratto dal sillabo il trattamento di queste voci per vedere in che punto della sequenza sono state messe. Conclusioni provvisorie. Naturalmente noi continuiamo a lavorare su queste cose, continuiamo a sperimentare. Adesso stiamo vedendo se funziona, perché ci abbiamo messo 5 anni per farlo, perché lo abbiamo sperimentato in più anni scolastici, diciamo, di seguito, e quindi abbiamo cambiato 1000 volte. Per esempio il congiuntivo vedrete che compare abbastanza presto nella sequenza, e questo contro una precedente ipotesi che aveva messo il congiuntivo nel livello C, punto e a capo. Noi eravamo, siccome il congiuntivo è rarissimo, cioè la letteratura acquisizionale ci dice che in realtà questo modo compare rarissimamente solo negli apprendenti più avanzati, allora avevamo tratto le logiche conseguenze e dunque lo mettiamo a livello C. Anche perché spesso il congiuntivo in italiano può essere tranquillamente sostituito dall'indicativo. Ormai, diciamo, in molti usi tradizionali del congiuntivo sono soppiantati dall'indicativo. Ecco. Invece i nostri studenti ci chiedevano continuamente: ma perché? Cioè, i nostri studenti che sono alle prese con un italiano di livello alto, perché vanno a lezione, perché studiano i testi, si imbattevano in questo congiuntivo e quindi abbiamo dovuto metterlo già nel livello B. Ma naturalmente questa è una decisione che va presa sulla base del proprio pubblico di riferimento. Inizio senz'altro con questa considerazione. 11 anni fa, in un intervento dal titolo Non sospetto, perché si intitolava Identità linguistica e unità degli italiani, il mio maestro Luca Serianni scriveva, cito da questo intervento, «Si presenta oggi l'occasione per la nostra lingua di espandersi di là dal gruppo di parlanti originari, diventando il secondo idioma del bacino del Mediterraneo e per gli immigrati nel nostro paese. Si tratta di un'occasione da non perdere. Insegnare l'italiano agli stranieri residenti in Italia o comunque gravitanti intorno alla nostra cultura non è soltanto un dovere civile, ma anche la premessa per una convivenza più serena». Beh, insomma, devo dire, mi sembra che a distanza di 11 anni queste parole assumano un valore davvero profetico. La questione della lingua, questa notissima questione della lingua che ci capita di ricordare ogni anno alle nostre studentesse e ai nostri studenti, questa questione della lingua per secoli al centro del dibattito intellettuale italiano, beh, io non credo che possa considerarsi esaurita, ma soltanto mutata nei termini, nei contenuti e anche negli obiettivi, come un po' sempre è successo a questa questione che non è finita mai. Perché da questione letteraria che fu fino all'Ottocento, fino a prima di Manzoni, si è spostata su un piano più generale e ha investito anche la società e la politica. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, quando l'Italia è diventata una nazione unitaria, la questione della lingua è diventata un problema politico, oltre che culturale, e si è identificato nella questione del fare linguisticamente gli italiani, un obiettivo direi del tutto o quasi del tutto realizzato soltanto nella seconda metà del Novecento. La nuova versione della questione della lingua, quella che, se vi convince la coniazione, potremmo definire la nuovissima questione della lingua, che segue di 40 anni la nuova questione della lingua di cui aveva parlato Pierpaolo Pasolini,
secondo me si identifica soprattutto nel problema che segue. Come favorire la conoscenza e la diffusione della lingua italiana, premessa di qualunque possibile integrazione tra gli stranieri che contribuiscono alla crescita economica e anche demografica del nostro paese e tra i loro figli che frequentano le nostre scuole. C'è una buona ragione per dire che ancora una volta la questione della lingua non si è esaurita. Ora, gli ostacoli che ci separano dalla realizzazione di questo obiettivo sono molti, credo. Il primo è rappresentato dal fatto che a tutt'oggi l'università non garantisce ai futuri insegnanti, a quelli di lettere in primo luogo, ma anche a tutti gli altri, dal momento che comunicare in lingua italiana rappresenta per uno studente, italiano o straniero che sia, un'abilità trasversale, a tutt'oggi, dicevo, l'università non garantisce agli insegnanti una preparazione adeguata nel campo dell'insegnamento dell'italiano. Un grande passo in avanti, vincendo qualche più di una resistenza corporativa, è stato fatto nel 1997, quando un decreto ministeriale ha finalmente sancito l'obbligo di un esame di linguistica italiana, equivalente oggi col nuovo ordinamento a 10 o 12 crediti a seconda delle università, per i futuri laureati che aspirino a una cattedra in italiano nella scuola media. Io però, se devo dirvi la mia, personalmente penso che 12 crediti non bastino, quindi un'annualità, diciamo così, non sia sufficiente, e che il loro numero vada almeno raddoppiato. Due, che la novità rappresentata dalla presenza di studenti non italofoni accanto a studenti italofoni nelle nostre classi non richieda affatto classi ponte e mercanzia del genere, ma richiede che a questi crediti in linguistica italiana se ne aggiungano altrettanti in glotto didattica, e così mi sono liberato dal sospetto di parlare pro domo mea. Credo poi che il tempo tradizionalmente riservato nella scuola media inferiore e soprattutto superiore all'insegnamento della lingua italiana non sia adeguato. Il moltiplicarsi delle discipline, il dilatarsi degli interessi extrascolastici che oggi riempiono la giornata di un adolescente comprimono lo spazio dedicato all'insegnamento e all'apprendimento della lingua italiana. Qualche tempo fa circolò uno slogan e non mi interessa, davvero non mi interessa ricordare chi abbia formulato questo slogan, le tre I, inglese, internet e impresa. Beh, vi dico sinceramente che avrei tanto apprezzato che le I fossero state quattro, inglese, internet, impresa e magari anche italiano, che ne dite? Ora, può darsi che questa mia valutazione dipenda dal mestiere che faccio. Può darsi, ma io non credo che sia così. L'attaccamento alla lingua, la preoccupazione per la sua corruzione reale o presunta, sono diffusi largamente e non sono diffusi tanto e solo fra i linguisti, quanto piuttosto presso il pubblico dei non specialisti, ma delle persone colte e sensibili ai fatti di lingua, sensibili ai problemi dell'uso corretto della lingua. Ed è questa la massa degli utenti che fa sì che una lingua viva o non viva, viva o si spenga. Beh, insomma, pensate al fatto che da una ventina d'anni a questa parte si sono susseguiti e hanno anche avuto un buon successo manuali di galateo linguistico, fitti di prescrizioni normative. Hanno avuto successo anche operazioni editoriali fondate sulla derisione, magari velata di paternalismo, delle approssimazioni linguistiche degli studenti semicolti. Mi paiono tutte spie di un atteggiamento, di una sensibilità, no? E i grandi giornali, poi pensateci, se ne avremo tempo, torneremo su questo argomento perché è interessante e anche curioso, pubblicano con regolarità, e evidentemente perché le considerano appetibili per il pubblico, lamentazioni, lagnanze dei lettori sul cattivo uso linguistico, e notate che si tratta quasi sempre degli stessi punti: morte presunta o reale del congiuntivo, ripetizioni per anticipazione o posposizione di un pronome, di questo ne parleremo dopo, concordante assenso tipo
un gruppo di persone hanno attraversato la strada. E intanto noi insegnanti sentiamo il bisogno di fare qualcosa, ma ahimè siamo costretti a farlo come al solito, attraverso la pratica tutta italiana del fai da te. Che però nel nostro caso specifico mi permetto di interpretare non come arte di arrangiarsi, ma come desiderio di affrontare e risolvere nel migliore dei modi possibili, in quello che siamo capaci di trovare, nel migliore dei modi possibili, carenze che non dipendono da noi e di cui noi stessi, prima ancora dei nostri studenti, siamo vittime. Ora, di solito, noi italiani abbiamo questa caratteristica. Arriviamo tardi agli appuntamenti di lavoro, però poi recuperiamo il tempo perduto con il ritardo. Allora, per questo permettetemi di essere ottimista. Io vedo in questa situazione difficile, e cercherò di dimostrarvelo, vedo in questa situazione difficile, cioè la necessità di insegnare la lingua italiana agli studenti stranieri che si trovano nelle nostre classi, una buona occasione per migliorare anche il nostro modo di insegnare la lingua italiana agli studenti italiani. I ferri del mestiere, per fortuna, oggi non ci mancano, come dimostrerà questa piccola finestra bibliografica che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione e che spero vi torni utile, magari per i soli titoli che non vi sono noti. 38 anni fa, per la precisione nel 1971, Raffaele Simone e Giorgio Raimondo Cardona intervennero a un convegno della Società di Linguistica Italiana dedicato per l'appunto all'insegnamento dell'italiano in Italia e all'estero. Siamo in argomento, dunque. Intervennero con un contributo molto interessante, cioè uno studio, un'analisi delle strutture teoriche e dei contenuti di delle grammatiche scolastiche allora più in uso nella scuola media inferiore. Eravamo nel 1971. Ora, testi alla mano, analisi alla mano, i due studiosi avvertivano con toni giustamente allarmati, perché dimostravano quello che riuscivano a dimostrare, che la didattica dell'italiano e gli strumenti della didattica dell'italiano erano di livello molto scadente. A parte i molti errori che circolavano in tutte queste grammatiche, era il retroterra teorico a risultare del tutto inadeguato. Ci era completamente estraneo ciò che il buono che era venuto dalla linguistica d'Oltralpe e d'Olteoceano. Ora, nel campo della grammatica non scolastica, ma scientifica, le cose 38 anni fa non è che stessero molto meglio. Non avevamo niente in Italia che potesse essere neppure lontanamente paragonabile a una grammatica come Le Bon Usage di Maurice Grévis. Per disporre di uno studio approfondito sulla grammatica e sulla sintassi dell'italiano dovevamo far riferimento a due opere scritte quasi un secolo prima da Raffaello Fornaciari: La grammatica italiana dell'uso moderno del 1879 e La sintassi italiana dell'uso moderno del 1881. Non dico che da allora fino al 1971 non fossero state pubblicate grammatiche, figuriamoci, Battaglia Pernicone, tante. Però, perché faccio questa considerazione? Beh, nel 1974, presso l'editore Sansoni, esce una ristampa anastatica della sintassi italiana dell'uso moderno di Fornaciari, che aveva la prefazione, e scusate se è poco, di Giovanni Nencioni. Beh, insomma, se uno ripubblica a distanza di un secolo un'opera è perché pensa, e Nencioni lo diceva, che quell'opera continui ad essere non sostituibile e non sostituita, o meglio, non sostituibile, da sostituire. Ecco, all'estero succedeva la stessa cosa. Nel 1987 due studiosi, Horst Gekeler e Dieter Kattenbusch, ultime voci di un coro di studiosi stranieri che dicevano tutti la stessa cosa, potevano affermare, eravamo nell'87, che l'italiano apparteneva al circolo delle grandi lingue di cultura descritte in modo carente. Lo diceva, e nella più importante bibliografia
di studi di linguistica italiana pubblicata in un paese tedesco. A partire dal 1988, vengo alla finestra bibliografica, le cose però cambiano e cambiano in modo molto radicale. In un solo anno, appunto il 1988, escono il primo volume della grande grammatica italiana di consultazione, pubblicata per dal Mulino e curata da Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi e Anna Cardinaletti, una grammatica monumentale, un'opera collettiva che, se non ricordo male, supera le 3.000 pagine in tre volumi. E sempre in questo 88 esce la grammatica italiana di Luca Serianni, che ha avuto, ecco, questa è un'opera che sicuramente vi è nota, la cosa abbastanza interessante è questa. Sono andato a fare un po' di conti in tasca al mio maestro e gliel'ho chiesto, e mi ha raccontato che questa grammatica ha venduto moltissimo, moltissimo, cifre da bestseller. Ora, perché lo sto raccontando? Lo sto raccontando un po' perché sono invidioso e un po' perché mi pare che la cosa sia il sintomo di un interesse nei confronti della lingua italiana che potremmo non aspettarci. Insomma, che vendano le barzellette di Totti, ce lo aspettiamo. Che venda, che superi ampiamente, ampiamente il tetto delle 100.000 copie, la grammatica di Serianni, beh, forse una grammatica non scolastica, lo saluto come un fatto molto positivo. Beh, tant'è vero che in questo stesso 1988, su Italiano e Oltre, una benemerita rivista dedicata proprio a tutti quanti noi, esce un articolo di Arros Tamerioan, quindi un italianista ma non italiano, un titolo scherzoso che però diceva la verità: Habemus Grammaticam. E in questo stesso articolo c'era scritto: finalmente l'italiano è diventata una delle lingue meglio descritte del mondo. Vedete, quando parlavo degli appuntamenti che poi si riesce in qualche dei ritardi che riusciamo in qualche modo a colmare. Ora, quali sono le ragioni di questa povertà grammaticografica che ha caratterizzato la nostra lingua per gran parte del Novecento? Possono essere individuate, io credo, in tre fattori fondamentali, il terzo dei quali spiega anche le ragioni della fine di questa povertà. Ma la prima ragione va sicuramente individuata nell'embargo ideologico che l'idealismo di Benedetto Croce decretò nei confronti di linguistica e grammatica. La prima avrebbe dovuto dissolversi nell'estetica e la seconda poteva sopravvivere, sì, ma come strumento empirico, come somma di accorgimenti pratici, finalizzati all'apprendimento, non certo, pensava Croce, alla conoscenza della lingua, una creazione individuale, perpetua e insondabile. La seconda ragione, ovviamente legata alla prima, va individuata nel fatto che lo studio e la riflessione sui modelli teorici di riferimento importati dall'Europa e dagli Stati Uniti, Francia e Stati Uniti in particolare, hanno occupato una parte consistente del tempo accordatoci dal Novecento. Beh, si è dovuto passare un po' di anni a studiare. La terza ragione, che spiega il ritardo insieme da conto del suo recupero, va ricercata, io credo, nella storia stessa, nella storia soprattutto novecentesca, ma non solo novecentesca, dell'italiano. Insomma, una scienza è sempre influenzata nella definizione dei suoi metodi e dei suoi modelli dal suo oggetto. E io sono persuaso del fatto che la scienza linguistica italiana, la grammaticografia italiana, sia stata fortemente influenzata da quell'oggetto particolarissimo che è la lingua italiana, no? Una lingua che è difficile irregimentare in regole, perché è storia, è varietà, è diversificazione. Una delle cose che più frequentemente mi succede, dato il mestiere che faccio, è che qualche collega però non linguista, o qualche amico magistrato o medico o avvocato, mi telefoni per domandarmi: senti, ma bisogna dire
ubbidire o obbedire, faccio l'esempio per spiegarmi un attimo, e quando naturalmente io in casi di oscillazioni di questo genere rispondo di come e scrivi come ti pare, puoi fare in tutti e due i modi, naturalmente l'amico si arrabbia con me, dice ma come? Tu che fai il grammatico mi viene a dire che posso fare come mi pare? Beh, perché naturalmente noi il mestiere del grammatico è quello di descrivere come va e dove va la lingua, non è quello naturalmente di imporre le regole. Quando, ecco, per tanto tempo è mancato poi all'italiano un processo di standardizzazione perché l'italiano non è stato la lingua parlata da tutti gli italiani. Invece, facciamoci un po' a caso, facciamo una riflessione di ordine storiografico. Quando è che si è avuta l'esplosione della grammaticografia italiana? Quando la storia dell'italiano l'ha consentita. Quando l'italiano è diventato la lingua di tutti e quando il grammatico ha potuto misurarsi con un nuovo concetto di norma fondata non più sugli usi dei buoni scrittori, ma sulla media degli usi statisticamente rilevanti di una comunità di parlanti. Se ci fate caso, oggi sta succedendo esattamente il contrario di quello che succedeva nell'Ottocento, per esempio. Allora la lingua la facevano i buoni scrittori, oggi sono gli scrittori a inseguire la lingua, no? Qualche volta anche indulgendo in modo discutibile a mode linguistiche discutibili. Questa è storia recente dell'italiano, è storia che comincia con gli anni 70 del secolo scorso. La fioritura dell'88 ha poi portato a una reazione a catena, nel senso che il seme delle nuove grammatiche si è diffuso sia nell'ambito della grammaticografia scolastica, abbiamo ottime grammatiche scolastiche oggi, eccellenti grammatiche scolastiche, sia in quello della grammaticografia destinata a stranieri. Qui c'è una situazione che addirittura è clamorosa. Io vorrei ricordare che agli inizi degli anni Ottanta viene pubblicata da Giulio e Anna Laura Lepsky una bellissima grammatica italiana per stranieri che si intitola La lingua italiana, un'opera molto innovativa. Poi per 20 anni, da questo punto di vista, parlo della grammaticografia, non parlo della manualistica, non parlo di corsi, parlo della grammaticografia, il silenzio totale. Ecco. Poi improvvisamente